No, no, del ferro! No, no, del ferro! Vabbè, parlate! Parlate piano, sono al telefono! È una telefonata importante! Avrebbe un impegno! No, no, no! Ma guarda, Selina, non la sto guardando! Si è allontanata! Niente! Si è disinfettata! Pesca tenna, sorge! Buonasera! Ecco, meraviglio di voi, cos'è questo comportamento zoologico? Beh, se lei è in ritardo. Stavamo solo socializzando. Sono stata trattenuta dal professore per analizzare le cartelle di ciascuno di voi con attenzione. Sì, però non è mica giusto. Non è giusto. Infatti, alla fine della seduta dovrò comunque rivedere quella che è la prescrizione farmacologica che vi è stata assegnata. Sì, però non è mica giusto. Così allora, io il rinvigorinchiolo non l'ho trovato da nessuna parte. Allora, questi sono farmaci che vanno ordinati, perché non sono farmaci appartenenti a una sfera di farmacologia quotidiana. Di conseguenza lei dovrà recarsi in una farmacia, possibilmente quella del dottor Frinzon, che potrà comunque ordinarli. Ah, lo conosco, è quello che ha la farmacia di fianco a quel negozio di biancheria intima. Margherita. Allora, io adesso, signor Tempesti, oddio, la ammonisco. Margherita è svenuta. Signor Tempesti, io la ammonisco. Postati. La faccio rimuovere dagli infermieri. È caduta. Scusa, non so. L'aiuti. Come va, signorina Gepier? Si sente meglio? Andiamo avanti. Grazie. Adesso, purtroppo, parlando di questi indumenti intimi, lei è costretta a svenire tutte le volte per questi macabri scherzi dei suoi colleghi di terapia. No, ma come scherzi? Ma figuri, non è stata colpa loro, senz'altro. Allora, oggi io vorrei sentire i fratelli, fate bene fratelli. Quindi, potreste raccontare cortesemente la giornata di ieri per capire gli sviluppi della terapia che stiamo affrontando insieme? Sì, però non è giusto. Cosa? Vuoi stare zitto? Oddio, no! La metta via! Io non mi alzo, signor neanche Giacchini, morto. Nonostante io mi sia complimentato con lei anche la volta scorsa per la guarigione dell'apparato tonsillare, io le chiederei gentilmente di esimersi da certe manifestazioni, grazie. È il flugurum, devo fare degli gargarismi. Ma le sembra che uno deve andare a letto a l'una e si deve alzare alle 5 del mattino. E perché? Come motiviamo questa scarsità di riposo? Perché il bello vuole andare nell'orto a innaffiare quelle 4 povere erbacce rinsecchite con l'acqua. Oh, oh, no! Sì, rinsecchite. Lui dice rinsecchite. Però le mangia tutte le mie verdure. Fagiolini, cipolle, pomodori, le ortiche, tutto. Potremmo concentrarci su qualche evento di una certa rilevanza. È che mi fa schifo tutto quello che lui fa. Per 1,5 chilometri mi porta nel fango a zappare. Io invece vorrei andare dalla Gina, la mia amica. Chi è la Gina? Al centro sociale. Non si fanno domande di carattere personale. Ah, se fosse per lui, che tira una pensione da fame, non avremmo neanche quei 2 spicci per fare la spesa. Almeno così mangiamo qualcosa. Lui vorrebbe sempre quelle buste lì, 4 saldi. Insomma, vorrebbe sempre mangiare delle schifezze. Oddio. Può allontanarsi, sì, la prego? Ma non mi pulisca, per piacere. Però non venga da me. Ma, insomma, non le sono neanche vicino. Possiamo continuare, grazie. E comunque non ho del ferro.
Che cosa vuole che le dica, dottoressa? È difficile. C'ho sempre questo attaccato, non posso neanche mai baciare la Gina. Insomma. Cos'è questa musica? Scusate. Ecco, la Gina. Lui vuol sempre andare al centro anziano. Signorina De Angelis, le sembra il momento di ricevere telefonate durante l'incontro terapeutico? Dopo me lo può prestare, c'è un ricetrasmittente quello. Mi serve per, costruire l'antenna. Non sai far altro che giocare e non hai vinto ancora. Ho detto che non posso. Richiamo dopo, arrivederci. Signorina De Angelis, allora innanzitutto è molto scorretto da parte sua tenere il cellulare acceso durante la seduta terapeutica. In più non vedo perché lei debba varcare la soglia della camera di pressurizzazione per le sue telefonate personali. Le chiedo scusa, ma purtroppo, come lei sa, è un lavoro molto importante e non posso neppure per questa ora che trascorriamo insieme spegnere il cellulare. Vorrei farlo, ma non posso. Procediamo. Signori, fate bene fratelli. Dove eravamo rimasti? Eravamo durante la mattinata. Dio, la smetta di guardarla perché alza la polvere se si sposta. No, guardate, ma non la sta guardando, non la sta guardando. No, mi sto guardando. Signorina Sturzi, non si agiti, nessuno qui le vuole fare del male. Sono persone molto malate, come lei, persone che hanno bisogno d'aiuto. Oh, sarà lei malata. Persone che sono qui per il suo stesso motivo. Quindi si tranquillizzi. Si metta tranquilla. Anche lei vede un alieno. Che io. No, basta che non mi guardi. Mi fa stare le ore in piedi davanti a quel fornello. E spignata di qua e spignata di là. Per mangiare sempre dell'erba. Non sai far altro che dormire. Che quando voglio andare a letto io stai sempre a guardare quelle cazzate in televisione lì. Quel programma lì dell'occhio lì, il grande sorello. E quell'altro lì dell'isola. Ma va là, sta bon. Gliela darei io l'isola, con due semi, un badile, la zappa, vedrai che programma. Ecco, e eventualmente potremo anche arrivare a qualcosa di più utile ai fini del nostro incontro. Il concetto è... Se mi desse una sega, io segherei sto braccio qua. Quindi ultimamente soffrite anche di questa crisi di violenza autolesionistica nei confronti di voi stessi o reciproca nei confronti l'uno dell'altro? Ah, io gli darei una bastonata in testa. Segherei sto braccio, me ne andrei. Comunque, lui fa presto, lui. Torniamo alla vostra giornata di ieri. C'è stato un momento saliente, significativo, esemplare che noi potremmo studiare per riuscire a trovare un raccordo terapeutico. Ah, non lo so. Lui è violento e... vuol sempre far quello che gli pare, non posso neanche andare dalla Gina, baciarla, ballare, siamo sempre attaccati. Ma ha ragione suo fratello, almeno lui lavora, non fa mica cose inutili. C'ha ragione. Sì, questo sempre lì a far cose inutili. Io vado da Paralotta. E lui bacia. Raccolgo, mangio, brigo, faccio. Rispetto a questa problematica, voi siete consapevoli di poter comunque vivere ciascuno separatamente in case separate, magari, ambienti separati? Ecco appunto, quello che vorrei fare io da una vita. Allora noi adesso dimostreremo... Mi guarda! Signorina Sturzi, mi sto guardando. Lei non corre alcun pericolo. Lei non corre alcun pericolo qui, è al sicuro con noi. E non mi stringa così! Sì, ma lei non mi pulisca, però! Ma lei mi stringe! Allora, a questo punto... Guardati là! A questo punto noi daremo una dimostrazione scientifica del fatto che le vostre vite possono agire separatamente. Di conseguenza, chiamo gli infermieri a portar via il signor Bell. Fate bene, fratelli. Infermieri, no. Margherita, mi aiuti. Mi aiuti lei. Allora, lei che così separateli per favore, così la smettiamo con questa
ecco, presunzione di patologia. Lei che c'ha il fatto? Dai, 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 portiamole. Dai, ah, non fate casino. Ecco, ha visto, signor Pietro? Che cosa dovrei aver visto? Adesso è da solo. Non è vero. È sempre qua. In realtà, suo fratello è stato rimosso. Rimosso? Noi l'abbiamo destinato, per il vostro bene, ad un secondo gruppo terapeutico. Quindi cominceremo una terapia separata. Vivremo separati? Vivrete separati. E non potrò più andare come fratello? Per il momento assolutamente no. Mi dispiace molto. Vuole una salviettina disinfettante? Non ce l'ha un po' da... No! Ancora! Qui mi odiano tutti, dottoressa! Ha visto? Ci credo, ci impesta con prodotti di poco prezzo. La mamma ci ha sempre trattati come una cosa sola. Oh. E adesso? No, non dica così! Come farò?